Ho giocato a The Day Before e penso di rivolere indietro ogni minuto della mia vita passato su questo gioco. The Day Before è esattamente ciò che ci potevamo aspettare, cioè il tentativo di un lancio di un gioco decantato, chiacchierato, discusso e rimandato più volte, forse con uno dei background più oscuri, misteriosi e incomprensibili degli ultimi anni. Insomma, parliamo di un gioco che è stato presentato come un gioco rivoluzionario nel campo MMO Survival Zombie, che avrebbe dovuto sostituire DayZ o DayZ, e alla fine ci troviamo letteralmente con un gioco che invece è un'altra cosa, cioè un extraction shooter a zone che addirittura ha portato gli sviluppatori a dover nascondere la campagna pubblicitaria fatta in questi anni per cercare di evitare, diciamo, delle accuse in merito a falsa pubblicità. Infatti vi lascio qua anche uno screen che dimostra la presenza dei trailer precedenti sui loro canali ufficiali e tutti i trailer che sono stati tolti e quelli presenti adesso che possono essere, diciamo, visti senza passare di denuncia, insomma. Quindi questa cosa è già una cosa molto 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 losca. Ovviamente dal momento del lancio di The Day Before nella giornata del 7 dicembre, cioè la giornata di ieri da quando registro questo video, ha portato gli sviluppatori a blindare completamente il loro Discord. Non si può più scrivere, commentare, nessun tipo di reclamo, nulla. Ad ora siede circa 7-8 mila forse recensioni negative su Steam per varie proteste relative al fatto che è stato venduto un gioco che non è ciò che è stato presentato. Insomma, negli anni The Day Before è stato un titolo che ha visto vari rinvii molto loschi, tra cui un cambio di engine alla Unreal Engine 5, purtroppo un rinvio a causa del furto del nome, l'abbattimento da parte di Steam della presenza del gioco nelle wishlist, dichiarazioni strane, la presentazione di trailer mancati e poi sostituiti con il lancio di altri giochi come Prop Night, un altro trailer che mostrava invece una piattaforma tipo Zoom, una cosa strana, e dei trailer che dire fossero strani e dire poco, quasi un eufemismo. Insomma, il gioco si presenta come una sorta di lista di compiti fatti a casa, con questa sorta di asset, insomma, in un mondo che penso possa essere descritto così. Tutto il tempo dedicato in questi 5 anni di sviluppo è stato dedicato alla costruzione della città, punto, nient'altro. Perché il gioco presenta sì una città che cerca di imitare la complessità di un titolo come può essere The Division o Last of Us a livello di mood, a livello di setting, ma non c'è altro, perché tutto quello che abbiamo visto dal primissimo trailer, che mostrava un titolo anche con una grafica incredibile. Infatti, se vi ricordate, in passato io criticai la presenza della fisica sulla frutta, questa cosa fa ridere però è vera, cioè ogni frutto che era all'interno di questo negozio quando cadeva aveva una fisica a sé, mi suonava veramente veramente strano, e infatti è esattamente andata così. Cioè il gioco è stato molto downgradato, il gioco ha una grafica che è molto datata, ma non è questo il problema è il resto, cioè il sistema proprio su cui il gioco dovrebbe camminare, con cui, diciamo, dovrebbe presentarsi al pubblico. Un gioco presentato come un mondo dove dovrebbero esserci orde di zombie, insomma questa minaccia di un'apocalisse incombente, ecco, gli zombie praticamente non ci sono. Ce ne sono circa 5 all'interno della mappa e il gioco si presenta come un extraction based shooter. Avete presente un Tarkov? Ecco, esattamente la stessa cosa. Perché? Inizieremo il gioco all'interno di un hub, quindi una sorta di tutorial introduttivo ci presenterà al dottore personaggi della cosiddetta Woodbury, la cittadella, insomma, punto cardine di emergenza di questa popolazione scampata all'apocalisse, e da qui noi dovremo uscire, compiere delle missioni e tornare per cercare di sostentare Woodbury. Peccato che noi, quando usciamo insieme agli altri giocatori, ci uccidiamo tra giocatori e torniamo nella stessa casa base. Non ha senso! Insomma, immaginate di vivere nella stessa casa, però sapete che quando uscite non ci sono regole e vi potete ammazzare, quindi se siete sopravvissuti e tornate in casa vi trovate così. Hai tentato di uccidermi prima. Ecco, questa è una cosa completamente nonsense del gioco, proprio a livello di trama non ha minimamente senso. Non ci sono diversi insediamenti, ognuno con identità, ognuno con una fazione, ognuno con dei motivi di combattere contro l'altro. Siamo tutti sotto lo stesso tetto, ma usciamo ed è la notte del giudizio. Poi ritorniamo, ah, ciao, com'è andata oggi? Ah, guarda, ti ho quasi ammazzato, ah, grande, non l'hai fatto, Non ha nessun senso a livello di trama. Però vabbè, a parte questo, fossero questi i problemi, ragazzi. Il gioco è completamente distrutto da un punto di vista di codice, tutto è glitchato. Nella mia sessione, praticamente, io non potevo accedere al mio deposito, perché qualsiasi cosa lasciavo nel deposito, la perdevo. Cioè, proprio spariva completamente. Mi veniva detto, metti questo medikit nel deposito, yoink, proprio addio, completamente addio. Quindi ecco, rotto completamente l'hub di gioco, la stragrande maggioranza dei giocatori nella mia
mia, diciamo nel mio monitor, non camminava ma in modo inginocchiato mentre guardava il palmare, andava di corsa all'interno della struttura. È impossibile interagire, non può interagire con i giocatori, quindi ecco che la struttura da TPS, quindi un gioco in terza persona in cui la sopravvivenza, combattimento contro altri player dovrebbe essere il fulcro, non ha un VoIP, quindi non hai possibilità di parlare con gli altri giocatori, e non ha un attacco melee. Non puoi dare pugni in questo gioco, quindi se finisci le munizioni non puoi fare niente, e a me è successo, non puoi fare nulla, non puoi dare un colpo di calcio, non puoi dare un cazzotto, non puoi equipaggiare un coltello, niente. Ecco quindi che ho esplorato un pochino questo posto. Ciò da cui erano ossessionati questi sviluppatori era la sauna. La sauna e la palestra erano ossessionati nel promuovere questi due aspetti all'interno del titolo, e io non ho ancora capito perché. Non sono altro che dei posti dove nella sauna ripristini la salute e nella palestra aumenti temporaneamente la stamina. Basta, non succede nulla. Io non capisco perché nei trailer erano ossessionati dal mostrare queste due caratteristiche. Altra caratteristica del gioco, che tranquillamente anche questo è un asset della Real Engine, è l'acquisto, l'utilizzo di un lotto di terra dove tu puoi costruire la tua casa partendo da un accampamento. Anche qui devono aver giocato a pali, avranno detto però che carino il fatto che tu vai in un'altra zona con un caricamento e hai il tuo pezzo di terra uguale a quello di tutti gli altri. Che bello, dovevamo aspettare l'apocalisse per dare degli appezzamenti di terra alle persone. Incredibile, incredibile. Ecco, di là puoi mettere appunto con degli asset sempre della Real Engine una branda, un comodino, una radio, insomma delle cose che comunque fanno parte di strutture di pacchetti venduti. Come dicevo prima, il gioco è un TPS, quindi in terza persona noi avremo modo di sporgerci dalle pareti in puro stile PUBG per vedere dalle pareti, cioè diciamo dagli angoli, avere questo vantaggio tattico contro nessuno, perché non incontrerete nessuno all'interno del gioco. Le partite sembrano praticamente condite da effetti sonori di spari ed esplosioni nella distanza che non raggiungete mai. E così come anche il desync non fornirà nessun tipo di valore tattico. Ok, io ero nei server asiatici, il giorno del lancio sappiamo che i titoli sono sempre un casino, ma il problema qui è anche la gestione delle armi. Alcuni si divertono con questo tipo di fight, ma a me già il fatto di vedere che gli zombie non muoiono con 2-3 colpi in testa, la cosa mi fa irritare non poco, soprattutto se è un gioco basato su il fight con le armi da fuoco e sulla strategia, appunto bisognerebbe puntare, no? Quindi se tu hai un vantaggio tattico perché hai fatto silenzio, sei andato in mira, hai una capacità di mirare abbastanza, diciamo, particolare e precisa, non capisco perché dei colpi bendati in testa, dei non morti, quindi comunque degli zombie che sono anche un po' marci, non va a uccidere istantaneamente con un singolo colpo. Colpi che poi sono anche difficili da trovare, e comunque il gioco ha una sua peculiarità. Cioè, il titolo dovrebbe essere un looter shooter, ok? A estrazione. Quindi dovremmo praticamente saccheggiare la mappa per compiere delle missioni, delle quest che ci verranno anche date. Il problema è che anche saccheggiare gli oggetti e i luoghi è noiosissimo, perché alcuni contenitori possono essere saccheggiati, altri contenitori identici non possono essere saccheggiati, altri sono già stati saccheggiati, ma per vedere cosa puoi lootare devi avvicinarti, apparirà una F e ci metterai tipo più di un paio di secondi per aprire il contenitore, poi attendere e vedere l'interno, spesso vuoto. Ogni oggetto che troviamo all'interno vale o 25 o 50 o 100 Woodbury Coin. I Woodbury Coin sono la valuta con cui tu acquisti le cose all'interno del negozio. Sembra di vedere i Sardex, Dio buono. Cioè, Satisfay dell'Apocalisse, Dio buono, una cosa incredibile. L'equipaggiamento ovviamente ad ora non fa nessuna differenza se non poter portare più peso con noi, e le armi sono tutte uguali, hanno lo stesso rinculo, hanno lo stesso comportamento, la modifica praticamente non cambia nulla nel comportamento dell'arma, non c'è diciamo nessun valore strategico all'interno di questo tipo di gameplay. I giocatori ovviamente camperano le uscite, le cosiddette estrazioni, senza nessun tipo di safe zone o roba del genere, quindi uscire sarà un programma, soprattutto se avrete pochi colpi o se non avrete dell'equipaggiamento adeguato, come delle armature insomma. Poiché le estrazioni sono poche, la mappa è abbastanza grande, ma non si capisce quanti giocatori ci siano a sezione, quindi raid, capace che i giocatori ce ne siano davvero molto pochi. Di zombie, e ricordiamo dovrebbe essere un'apocalisse zombie all'interno di una grande città, io ne ho incontrati 5 tipo in totale. Zombie che non hanno nessun tipo di valore nemmeno strategico o comunque di organizzazione, sono praticamente degli asset, dei modelli 3D che ti corrono addosso, e se tu salti su una macchina o sali su una diciamo su un rilievo diventi immortale, non ti attaccano. L'altra cosa incredibile nell'assenza in questo gioco sviluppato in 5 anni, non c'è il vaulting, non c'è la possibilità di scavalcare degli oggetti, ma nemmeno delle piccole scatole, cioè sembra di stare in Tarkov, no? Tu non puoi
superare, e quindi se hai davanti una scatola o un albero, come in Pokémon, tu sei destinato a morire di fame, cioè non puoi fare nulla. Cosa cazzo ho giocato? Ovviamente a livello di bug è pieno, c'è uno dei bug più clamorosi, è accaduto il giorno del lancio ad una ragazza, ad una streamer, che il modello 3D di un personaggio nascosto dietro una copertura è diventato gigante, tipo Attack on Titan, era praticamente titano colossale, e uccidendolo questo tizio è diventato ancora più grande. Una cosa incredibile, vabbè, fossero questi i problemi. Ad ora il gioco sinceramente è in uno stato tuttora embrionale. La cosa che mi dà molto fastidio però è la campagna che è stata fatta praticamente alle spalle. Ora, ogni gioco, giustamente, soprattutto quelli indie, chiamiamoli indie, subiscono dei periodi di assestamento. Possiamo pensare anche addirittura a Miscreated, a Deadside, addirittura Seven Days to Die, che adesso è anche un buon gioco, Survive the Night, un gioco disastroso, insomma. Ecco, questo quello che mi dà fastidio, è stato annunciato da parte degli sviluppatori stessi come un gioco che avrebbe dovuto cambiare il genere, cioè sostituire DayZ a livello di immaginario collettivo, ed è stato venuto come un MMO survival persistente. Ecco, non è così, quindi questa è pubblicità ingannevole, e ripeto, stanno rimuovendo i video, hanno rimosso i video in cui ne parlavano. L'altra cosa è che il titolo non è minimamente paragonabile anche a un gioco, come dire, utilizzabile, ed è qua la seconda cosa che mi ha dato fastidio, il fatto che poco prima del lancio hanno detto: ehi, però noi lanciamo in early access. No ragazzi, voi 2 anni fa avete detto che avreste lanciato la 1.0, anche questa informazione è stata rimossa. Ora, per 40 euro, 40 dollari, quello che è 38 euro, 40 dollari, ragazzi, ci sono giochi 100 volte migliori, Baldur's Gate 3 tra questi, che costa più o meno qualcosina di più o meno, c'è Remnant 2 che costa meno di questo gioco ed è un capolavoro. Non spendete i soldi in questa roba, non fatelo, chiedete il rimborso se siete sotto le 2 ore, ma leggete le recensioni, portate pazienza ragazzi, questo gioco è una merda colossale, non è qualcosa che mi sento minimamente di consigliare, nemmeno nella curiosità, oppure se siete curiosi prendete i soldi e chiedete rimborso, che alla fine dei conti, visto che sono state vendute circa 400.000 copie, gli sviluppatori di questa ciofeca comunque se ne vanno a casa con tanti milioni di dollari nella saccoccia per un gioco che è letteralmente pubblicità ingannevole nello stato attuale delle cose. È come se io vi dicessi: lo vuoi questa automobile? È un'auto sportiva, è una Ferrari. E tu dici: sì, mi dai i soldi, io ti presento una Panda. E quando ti presento una Panda, io ti dico: ma che stai dicendo? E tu hai sempre detto di volere una Panda, e me ne vado con i tuoi soldi. E a questi livelli qua, ragazzi. Quindi non acquistate The Day Before. Voletevi bene. Non fatelo.